Il Consiglio Comunale è ancora riunito per approvare il piano straordinario di riequilibrio finanziario pluriennale, così come prevede l'adesione al decreto 174. La seduta è trasmessa in diretta sul portale del Comune di Napoli a cura dell'ufficio stampa. Il provvedimento, predisposto dalla Giunta e sottoposto in queste ore al Consiglio, è un piano strategico e strutturato con cui si delinea la vita dell'ente per i prossimi 10 anni per evitare il fallimento. In una pausa dei lavori, il sindaco ha fatto il punto sull'andamento della seduta. Auspico che l'intero Consiglio Comunale discuta e approvi, perché questo io lo avverto come un passaggio storico per la città, cioè quasi disegna un quadro che vale per i prossimi 10 anni. I momenti storici è bello che vengano condivisi da tutti, anche perché qui, ripeto, c'è un piano che arriva fino al 2023, quindi è un momento storico e nei momenti storici non si può abbandonare, insomma, anche perché abbandonare significa sostanzialmente sostenere il default. Complessivamente noi avremo nel giro di pochi mesi 2 anni e mezzo di cronologico che scorrono. Consideriamo tutte le imprese che stanno là, tutte le partecipate, le aziende di trasporti. Questo metterà in moto l'economia della città, quindi questo è il primo effetto immediato. L'altro effetto immediato è che se viene confermato il dato che noi già abbiamo, che scendiamo sotto il 50%, quello significa che noi, una volta approvato il piano, possiamo già cominciare a assumere. Momento in cui ci saranno persone che vanno in pensione o comunque i vari temi delicati della città, dalle maestre agli LSU, allo scorrimento del graduatorio. Insomma, io ho avvertito nel studiare e nell'approvare questo piano che siamo effettivamente a una svolta importante, l'avverto soprattutto per i cittadini. E poi la cosa bella è che noi stiamo in realtà disegnando una squadra virtuosa soprattutto per chi amministrerà nei prossimi anni, quindi questa è una strada virtuosa che si traccia e soprattutto si traccia con verità e trasparenza, cioè non spariamo numeri a casaccia, anzi ci siamo mantenuti anche prudenti sulle entrate. Poi sono tantissime sfide che ci aspetta, una è quella del patrimonio, la lotta all'evasione che in realtà non è stata mai fatta e che noi finalmente abbiamo messo in campo e che ovviamente produce effetti col passare dei mesi e degli anni, insomma, quindi molte cose si potranno rivedere sicuramente. Il dato dell'IRPEF per esempio è un dato secondo me molto importante, questo segnale in controtendenza, no? Il governo non mette la patrimoniale e noi invece alziamo l'esenzione dell'IRPEF, sono proprio due modi di intendere la politica in modo diverso. Già nel 2013 complessivamente non ci sarà una ricaduta pesante in termini economici sulle tasche dei cittadini, anzi le fasce più deboli andranno a respirare maggiormente. Noi ci auguriamo che questo soprattutto serve a dare dei servizi migliori, perché nessuno di noi è soddisfatto, io per primo, di come va il trasporto pubblico nella nostra città e come vanno tante cose. Invece questo da marzo potrebbe cominciarci a far respirare, questo è il segnale credo più importante per i cittadini se riusciamo a conseguire. Internalizzare in un momento in cui il verbo dei poteri forti è privatizza tutto, noi facciamo il contrario. È una sfida, sembra anche qui, in direzione ostinata e contraria, difficile, ma se la vinciamo è una bella cosa. Il governo è intervenuto con un decreto legge. Nulla esclude che un prossimo governo possa fare un decreto legge che vada a mitigare tutto questo, quindi potrebbero gli effetti anche intervenire già nel 2013, però noi oggi abbiamo dovuto fare un piano ovviamente a legislazione vigente, quindi poi si inizierà, come ho detto in consiglio, poi una battaglia politica per il cambiamento.